Ciao a tutti, sono Gianluca Scribano, sono sempre nel mio negozio di antiquariato in via Gregorio VII, 272 a Roma. Oggi vi parlerò di un mobile che abbiamo qua, molto bello, per farvi vedere, sempre nell'ambito, diciamo, delle piccole lezioni, piccoli consigli che do alle persone per saper riconoscere i mobili del 700, dell'800, se ci sono delle manomissioni, se ci sono delle sostituzioni. Così sono cose che una volta imparate potete farle anche a casa. Per quanto riguarda oggi, la lezione precedente io l'avevo fatta su una coppia di Comò che stavano qua, mi ero ripromesso di ritornarci per farvi vedere degli altri piccoli difetti che avevano, però li abbiamo nel frattempo venduti, di conseguenza non lo potrò fare. Comunque oggi parliamo di questo Comò. Questo è un Comò piemontese in noce, realizzato tra la fine del 7 e i primi dell'8. Lo stile si chiama Luigi XVI. Lo stile Luigi XVI si caratterizza per una certa rigidezza delle forme. I fianchi sono sempre dritti, il fronte è generalmente dritto e c'è, non in questo caso, però in genere c'è un ritorno, un revival del classicismo che si chiama quindi neoclassicismo. E per quanto riguarda l'ebanisteria piemontese, che è senz'altro uno degli migliori al mondo, in Piemonte nel 700 sono stati fatti i mobili in assoluto più belli al mondo, tra cui alcuni capolavori di Piffetti, ma non solo. Per quanto riguarda questo tipo di ebanisteria, si considera un pochino più, diciamo, provinciale, meno cittadina. Infatti in genere sono mobili che si trovano fuori Torino, sono mobili a volte in legno massello, quindi non placcati, e se no, se quelli un pochino più rifiniti come questo in genere sono placcati. Che cos'è la placcatura? La placcatura è uno spesso strato, dico spesso perché può essere anche di diversi millimetri, di legno che viene applicato già dal 600, però nel 700 è una tecnica che viene fatta massivamente, su un altro legno in genere più povero. Questo si fa per risparmiare, perché le essenze pregiate come il noce o la radica di noce o il bosso, l'amaranto, il palissandro, anche nel 700 erano costose. Quindi cosa facevano gli ebanisti? Tagliavano con la sega, ovviamente a mano, perché siamo nel 700, uno strato fino, ma non così fino come quello dell'800, che si chiama impiallacciatura, che è fino fino fino, quindi un pochino più spesso, e lo applicavano con varie metodologie a una superficie che è sempre in legno, ovviamente, ma è un legno più povero. In questo caso è abete, però in genere nei mobili del Piemonte, come della Liguria, si trova il rovere. Però questo è un mobile fatto in abete. Quindi abbiamo noce all'esterno e abete all'interno. Per vedere se questo è un mobile completamente originale o no, si fa un'analisi tecnica. Si tirano fuori i cassetti e si guarda come è costruito. Qui vediamo innanzitutto che c'è una bella patina per quanto riguarda le fodere dei cassetti. Le code di rondine sono giuste. Queste sono le grosse code di rondine, un po' grossolane, che troviamo in molti mobili del 700 italiano. Qui ci sono dei chiodi messi nel Novecento che si chiamano chiodi di rinforzo e sono spesso presenti perché nel Novecento hanno fatto dei restauri con questi chiodi. Ovviamente è d'obbligo trovare o il chiodo antico del Settecento oppure quantomeno la cicatrice, come in questo caso. Cosa è successo? Che il chiodo è caduto per varie ragioni, magari è stato tolto appositamente perché urtava sulle altre fodere. Sono stati messi giustamente i chiodi di rinforzo, però la presenza di questa cicatrice ci dice che questo è probabilmente una fodera autentica e ce lo dice anche la patina. Vedete, la patina di questa fodera è esattamente come questa e come questa, ciò vuol dire che sono invecchiate insieme. Questo è molto importante. So già che avete notato questo listello, che ovviamente non c'entra niente col mobile antico, ma è una guida che viene messa per far scorrere bene il mobile. Probabilmente è stata messa quando sono stati messi questi chiodi di rinforzo, magari 30-40 anni fa. Quindi questa fodera è giusta, la patina di un mobile fine 7, primi 8 è esattamente così. E
anche questa è giusta. Qui si possono notare, non so se magari avvicinati un pochino, i segni della sega a mano. Siamo in un mobile del 700, ci devono essere i segni della sega a mano e qui ci sono, vedete? Immaginate la sega che fa così. Queste linee sono della sega a mano. Un'altra cicatrice di un chiodo antico e il solito chiodo di rinforzo. Queste imperfezioni sono imperfezioni giuste che bisogna trovare nei mobili del 700. Quindi fin qui tutto bene. Se Marco adesso ti avvicini, notiamo che in realtà una piccola sostituzione c'è ed è questa serratura. Questa serratura non è autentica del 700, è in stile ed è stata rimessa. È una piccola mancanza, diciamo le ferramenta sono spesso rimesse, come rimesse sono probabilmente anche queste e ce lo dicono questi buchi, questo vecchio buco è probabilmente il buco dove era innestato il pomello. Questi sono stati messi recentemente, magari 50 anni, 30 anni fa. Quindi la maniglia, che comunque è giusta stilisticamente, sostituisce quello che era probabilmente un pomello e ce lo dice anche l'intarsio. Per quale motivo avrebbero dovuto mettere degli ebanisti del 700 delle maniglie sopra a dei bellissimi intarsi in bosso? Questo è semplicemente un altro, diciamo, un campanello d'allarme. Quando c'è una maniglia che così pesantemente va su degli intarsi, probabilmente è stata messa successivamente. Questo era un comò che portava un pomello, come ripeto, ce lo conferma questo buco qua. Ok, inquadrami adesso. È tutto chiaro? Quindi il comò è buono, è autentico, spero che lo verrete a comprare. Ha delle piccole manomissioni che sono esclusivamente legate alla sostituzione della ferramenta. La ferramenta viene usata nel tempo, questo è un mobile che ha 250 anni, quindi è abbastanza normale trovarle non autentiche. A volte si possono trovare anche autentiche ed è semplicemente più piacevole, però il fatto di trovarle sostituite non vuol dire, non inficia poi così tanto sull'originalità del mobile. Comunque, a parte le fodere, che sono tutte buone, andiamo a vedere le fodere dei cassetti, andiamo anche a vedere le fodere a muro. Innanzitutto vediamo, analizzando il piano, che è tutto coerente. Questa patina è uguale a questa ed è uguale a questa. Questa è una lucidatura fatta 30-40 anni fa, molto bene, a spirito e gomma lacca. Generalmente questi mobili sarebbe meglio farli comunque a cera. Questo probabilmente è stato importato dal Piemonte 30-40 anni fa, magari da mio padre. Noi importavamo dal Piemonte all'epoca e qui a Roma ha incontrato un gusto più cittadino e quindi è stato probabilmente lucidato alla maniera che piace ai cittadini, quindi un pochino troppo forte. Però un mobile del genere è consigliabile farlo a cera. Ora, venendo qui alle fodere a muro, è utile vedere, quando si acquista un mobile, che anche le fodere a muro siano originali. Ovviamente, lo ripeto sempre, se non hai messo le fodere originali non è che sarebbe un mobile da buttare, però semplicemente ha un valore un pochino inferiore a un mobile che nasce completamente originale. Questo nel suo caso è originale, quindi le fodere hanno una giusta patina e se Marco tu ti avvicini vorrei che tu facessi vedere anche i chiodi. Fai uno zoom su questo chiodo, il chiodo deve essere così. E l'innesto del piano ci dice che siamo assolutamente coerenti, il piano e le fodere sono identiche. Se ci fosse una differenza sostanziale di lavorazione, sarebbe un campanello d'allarme perché vorrebbe dire che il piano è stato sostituito o le fodere sono state sostituite. Qui non emerge nulla. Se ce la fai a zoomare, vorrei far vedere lo spessore della placcatura. Un mobile del 700, la vedete questa placcatura di 1 mm o anche 2 mm? Deve avere questo spessore. Se ha una placcatura più fine, vuol dire che è una impiallacciatura ed è quindi siamo già in presenza di un mobile posticcio, magari ritardatario, magari dell'800.
Scendendo si vedono altri chiodi del Settecento, in questo caso non sono stati tolti e quindi di conseguenza non sono stati neanche messi i chiodi di rinforzo novecenteschi che si mettono generalmente quando si tolgono quelli antichi. Quindi anche qui vediamo che l'innesto del piede nel mobile è giusto, è così, non ci sono differenze di patina, quindi siamo in presenza di un mobile completamente o quasi completamente originale, un bel mobile Luigi XVI Piemonte fatto tra la fine del 7 e i primi dell'8. Dico tra la fine del 7 e i primi dell'8 invece che dire fine 7 punto e basta, perché come mia esperienza di questi ne ho comprati tanti, quelli del 700 hanno un pochino più di carattere, un pochino più di forza. Comunque è sempre un bel mobile di 200 anni, autentico, originale in ogni sua parte o quasi, che noi vendiamo a 1200 euro. Per oggi finiamo qua, vi ringrazio per avermi seguito, nei prossimi giorni faremo altre piccole lezioncine che spero che siano gradite e mi raccomando di iscrivervi al canale per non perderle. Grazie mille!